protagonismo. Però Velardi, ecco, il protagonismo, Velardi dice che in alcuni casi arriva fino a questo, dire, cioè, non so, nella cancellieri che dice le dico quello che penso. In certi casi è una surroga necessaria, in altri casi è una surroga necessaria, ma non c'è da fare aiuto perché questo paese non esiste rispetto alla politica, rispetto all'assenza della capacità di rinnovamento della politica. Repubblicano, c'è oggettiva perché è un paese corrotto, surroga oggettiva, nel senso che debbono intervenire a causa di un'incapacità di rinnovamento della politica. Ma lui ha detto che non è d'accordo, andiamo avanti. La democrazia liberale vive di altri principi. La democrazia liberale vive dell'onestà e della ragione della Repubblica. Non è così. Vive di questo. E allora bisogna rileggere la Costituzione italiana. Comunque, in certi casi, io ripeto, sono obbligati ad intervenire, in altri casi c'è un protagonismo improprio e irresponsabile. Ha avuto solo la scivolatina della surroga. La surroga non è piaciuta, questa non è piaciuta. Allora, sentiamo che ne pensa. Allora, De Nicola, perché De Nicola che lo sta surrogando Napolitano la debolezza dei partiti? Abbastanza. E allora? Infatti, allora, se Napolitano va bene, i magistrati te fanno le bolle. Sì. Non ho capito. Allora va bene, i magistrati te fanno le bolle. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa.